Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi è lunedì 18, ieri abbiamo vinto contro la Virtus una partita incredibile, importantissima, che però non ha cambiato assolutamente niente ai fini della classifica, quindi è di questo che parleremo. Se sei nuovo a vedere questi video, io sono Riccardo Visconti, giocatore professionista di pallacanestro, quindi iscriviti al canale perché è fondamentale, specialmente dopo una partita vinta è fondamentale iscriversi al canale. Se invece tu non sei nuovo e non è la prima volta che vedi questo video, saprai che adesso c'è una dronata illegale. Il problema è che, come tutti i lunedì liberi dopo una giornata di partita con un sole incredibile, sta piovendo, quindi niente dronata. Mi dispiace. Come vi dicevo, ieri abbiamo fatto una vittoria incredibile, è stato super perché c'era il palazzetto sold out, mille cose, una partita importante come quella contro la Virtus Bologna, contro una squadra forte come la Virtus Bologna, però effettivamente ai fini della classifica proprio non è cambiato assolutamente niente, quindi dato che adesso manca sempre meno alla fine del campionato e sostanzialmente a capire la fine che faremo, intanto torno a casa che sono tutto incappucciato e sta piovendo, guardatevi due clip della partita, poi dopo parliamo di tutto il resto. Ecco, io adesso non so se da queste clip, anche se le ho fatte durare un po' di più, si riesca a capire l'ambiente incredibile che c'era al palazzetto ieri. Però la partita è stata equilibrata, tutto il tempo equilibrata, tanto che siamo andati poi al tempo supplementare e nel tempo supplementare poi all'ultimissimo secondo Cincia ha subito un fallo, ha tirato due tiri liberi a 0.8 secondi dalla fine della partita, ha segnato il primo, ha giustamente sbagliato apposta il secondo in modo che la Virtus non avesse il tempo di prendere un tiro quantomeno decente per provare a pareggiare e abbiamo vinto così la partita. Per quanto riguarda me, sono contento che le cose siano andate in questa maniera perché così riesco a spiegarvi meglio quello che intendevo in questo video qua, quando abbiamo giocato contro Brescia, che vi dicevo che ero contentissimo per la vittoria ma che mi dispiaceva per non essere riuscito a entrare in campo, essere coinvolto nella vittoria e sentirla ancora più mia. Ieri è successo esattamente questo, non ho avuto i minuti di inizio anno, ho avuto i minuti che ho ultimamente, in questi minuti ho dato tutto quello che avevo, non ho fatto canestro ma ho fatto delle grandi difese, ho marcato tutta la partita Bellinelli, tutta la partita mia che ho giocato, ma detto questo ho fatto i tuffi su tutti i palloni vaganti che ci sono stati in campo e è stato bellissimo. Quando sono entrato in campo ho sentito un boato del pubblico che mi ha dato la carica per la prima azione della partita a fare questa stoppata qua. Ho in mente una difesa su Bellinelli che mi ha gasato tantissimo. Poi io sono fatto così, mi sono fatto prendere un attimo dall'entusiasmo e ho iniziato a urlare come un pazzo, ma quello è nel mio repertorio. Per quanto riguarda i canestri non è andata tanto bene, ho preso due tiri, il primo era dentro ma Aki me l'ha buttata fuori in questa maniera. Io credevo che non si potesse fare, invece da regolamento si può fare, quindi è un peccato, ma ripeto, sono contentissimo di aver dato tutto quello che avevo. Io adesso ho un ginocchio spaccato, il gomito, guardate il livido che ho, però sono contentissimo e sono entusiasta della partita di ieri e quindi è questo quello che voglio dire per confermare quello che dicevo due partite fa. Voglio però dirvi anche una cosa che voi sicuramente non avrete notato. Ieri noi siamo andati al supplementare, partita andata più o meno come quella dell'anno scorso. Al supplementare l'anno scorso Valerio Mazzola, che stava facendo una partita della Madonna e una stagione della Madonna, si è infortunato, si è rotto il tendine d'Achille, che è un infortunio bruttissimo. E quello che voglio dire è che ieri le cose sono andate esattamente nella stessa maniera. Valerio era in campo quando sono finiti i tempi regolamentari, ho visto la sua faccia, lui come ha reagito? Ha fatto il primo canestro del supplementare, ha messo una bomba importantissima. Voglio romanzarla un po', renderla romantica, ed è effettivamente quello che non aveva finito l'anno scorso, perché l'anno scorso stava facendo le cose benissimo, non ha avuto l'opportunità di finire la partita e abbiamo perso, invece questa volta ha dato una grandissima mano e abbiamo vinto la partita, quindi mi piace pensare che ha finito quello che non era riuscito a finire l'anno scorso. E dato che lui questa cosa non la dirà mai, io che ho l'opportunità di avere questo vlog in cui posso parlare e dire quello che penso, io credo che lui abbia dimostrato di avere delle palle
gigantesche, sono orgogliosissimo di lui, ma come sono orgoglioso di me e di tutti i miei compagni, ma in particolare per Vale, perché questa situazione, vivendola da giocatore, per lui deve essere stata durissima e lui ha reagito in maniera super matura e super da giocatore con le palle. Adesso che ho fatto la parte romantica, la parte pensierosa, torniamo alla vita normale, che c'è una cosa importante da fare, adesso vado a farla e quando torno parliamo effettivamente della classifica e di quello che dicevo prima. Si va dal nutrizionista, perché come vi ho sempre detto, l'alimentazione è uno dei miei più grandi problemi. Ma non lo dico in maniera negativa, semplicemente che non sono mai stato attento all'alimentazione, non che io debba dimagrire, come vedete dal mio fisico, tutt'altro che gigantesco e muscoloso. A parte gli scherzi, è una cosa su cui devo lavorare e quindi anche in questo lunedì in cui avrei dovuto godermi la vittoria, voglio fare un miglioramento ed è così che funziona. Mi spiace che non sono riuscito a farvi delle clip, ma non penso sia piacevole per voi vedere mentre mi prendono le pliche. Ma di questo argomento dell'alimentazione, di tutto quanto, ne parliamo uno dei prossimi vlog, perché avrò la dieta effettiva e vi farò vedere effettivamente giorno per giorno quello che devo mangiare e vi spiego anche meglio qual è il mio percorso che sto facendo durante questa stagione. E invece, ragazzi, io con voi sono sempre sincero e onesto, non mi piaceva il fatto che stesse sempre a piovere, quindi siamo passati direttamente a mercoledì. Ieri ci siamo allenati e oggi facciamo una chiacchierata sulla frase che ho detto l'altro giorno, ovvero che questa vittoria è stata importantissima, ma ai fini veri e propri della classifica, in questo momento non è cambiato assolutamente niente. E quale momento migliore di una passeggiata con Mia per parlare della classifica del campionato? Dico che non è cambiato niente, quantomeno momentaneamente, ai fini della classifica, perché sia Treviso che Brindisi hanno vinto rispettivamente contro Cremona e contro Trento. Tutti quanti alla fine abbiamo 2 punti in più, ma la classifica è sempre la stessa, ovvero questa qui. Avessimo perso, ovviamente Brindisi ci avrebbe raggiunto e quindi non sarebbe stata la stessa cosa, quindi è stata in ogni caso una vittoria importantissima. Però mi è sorta spontanea una domanda che poi magari voi sapete già la risposta e quindi non serve che ve lo dica, però secondo me è un lato che non si vede. Io mi sono sempre chiesto, ma la gente dal pubblico capisce quando, specialmente nel girone di ritorno, alcune squadre sopra di 10 a 2 minuti dalla fine, a 1 minuto dalla fine, chiamano timeout? Perché io sento sempre il pubblico rumoreggiare, ma non so effettivamente se la gente sa il perché di queste scelte. E dato che ormai siamo verso la fine, cioè si inizia a capire chi se la gioca per i playoff, chi se la gioca per la retrocessione, purtroppo, punta fuori un termine, una cosa che è importantissima, ovvero la differenza canestri. E che cos'è la differenza canestri? Lo scontro diretto di punti tra due squadre con gli stessi punti in classifica. Per esempio, noi l'anno scorso siamo arrivati ai playoff perché a pari merito contro Brescia loro avevano una differenza canestri sfavorevole nei nostri confronti e quindi noi siamo arrivati sopra di loro in classifica e abbiamo fatto i playoff. E questa è una cosa importantissima perché come noi siamo arrivati ai playoff, l'anno scorso Trieste è retrocessa proprio per la differenza canestri e quindi in questo momento qua è importantissima. E noi adesso abbiamo giocato andata e ritorno contro Brindisi e abbiamo la differenza canestri a favore, quindi se dovessimo arrivare a pari merito saremmo comunque avanti noi. Contro Treviso invece abbiamo vinto l'andata di 17 punti e quindi la prossima partita la giochiamo contro Reggio Emilia. Tra 2 partite andremo a giocare al Palaverde contro Treviso e la sarà una partita fondamentale, una partita durissima, una partita tosta e che sarà sicuramente bellissimo giocare. E quindi, dato che io ci provo sempre a spiegarvi le cose, ma non so quanto io sia chiaro, parlando di questa differenza canestri, scrivetemi nei commenti quali sono le ipotesi che ci fanno stare tranquilli nei confronti di Treviso. Quindi, sicuramente vincendo, ma c'è anche una possibilità in caso di sconfitta. Provate a scriverlo nei commenti, vediamo se sono stato chiaro o se sono stato ignobile come penso di essere stato, perché non è stato facile spiegarlo. Poi, con Mia che abbaia, difficilissimo. Adesso, ai fini della differenza canestri, mi sa che è meglio che salga in macchina e vada in palestra ad allenarmi, che è sempre comunque fondamentale, più della differenza canestri, più di tutto quanto. Allenarsi, allenarsi, allenarsi. Chiaramente
La differenza canestri non è una cosa che si deve tenere in considerazione, ve l'ho raccontato perché è una cosa carina da raccontare e che non tutti sanno, però non è una cosa che si prepara la partita di Treviso pensando ok abbiamo vinto di 19, perché queste cose fanno malissimo. Mi viene in mente l'anno scorso abbiamo vinto a Brindisi di 30, siamo arrivati qua tranquilli e abbiamo perso, poi in casa di 31 e abbiamo perso la differenza canestri alla fine dell'anno e loro sono arrivati settimi e noi ottavi, quindi non è una cosa su cui si devono fare i calcoli. È ovvio che poi negli ultimi minuti è normale che si calcolino queste cose perché sono importanti poi ai fini della classifica. Detto questo, mi sono allenato, il video finisce qui che ho parlato già troppo, è stato un video troppo parlato. Vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il video, non so se la prossima settimana uscirà un video perché voglio preparare per bene quello dell'alimentazione che è una cosa carina. Domenica ci sarà di nuovo la guerra in questo campo qui, speriamo che vada bene, ci vediamo al più presto, ciao ragazzi!